10 agosto 1982. La mafia non fa vacanza, macina ogni giorno i suoi delitti. 3 morti ammazzati giovedì 5, fra Bagheria, Castellaccia e Altavilla Viniccia. Altri 3 venerdì. Morto un sequestrato sabato, ancora un omicidio domenica notte, sempre lì, alle porte di Palermo. Mondo arcaico e feroce che ignora la Sicilia degli sbagli, del turismo internazionale, del windsurf, del mare azzurro di Mondello. Presidiata da mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini ad un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Che arroganza, generale? A un giornalista devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano fra questure e regioni, li bruciano alle 3 del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Questo Dalla Chiesa in doppio petto blu prefettizio vive con un certo disagio la sua trasformazione dai bunker catafratti in via della Moscova a Milano, guardati da carabinieri in armi, a questa villa Whittaker, un po' leziosa, un po' lasciata andare, raberi profumati, poliziotti assonnati, un vecchio segretario che arriva con le tazzine del caffè e sorride, come a dire: ne ho visti io i prefetti che dovevano sconfiggere lei. Il Consiglio dei Ministri del 2 aprile scorso ha deciso che lei deve coordinare sia sul piano nazionale che su quello locale la lotta alla mafia. Non mi risulta che questi impegni siano stati ancora codificati. Vediamo un po', generale. Lei forse vuol dirmi che stando alla legge il potere di un prefetto è identico a quello di un altro prefetto ed è la stessa cosa di quello di un questore, ma... è implicito che lei è il sovrintendente, il coordinatore. Preferirei l'esplicito. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia... Emanuela, c'è sempre stato un fiore nei momenti più importanti della tua vita. Quando hai conosciuto Carlo Alberto c'era un garofano rosso e quando ho saputo di aspettarti stringevo tra le mani una rosa rossa. Era gennaio del 1951, il cielo era pulito e la notte piena di stelle ed è stato ammirando quelle stelle con Fernando, tuo padre, che decidevo di chiamarti Emanuela. Soltanto verso la fine della sfilata che tu, Emanuela, trovandoti con quell'ultimo garofano rosso in mano, ti decidesti a rifare le scale del palco e di andare a donare al generale Dalla Chiesa. Lui disse solo quel grazie. Passeggiavamo per Genova e tu all'improvviso mi dicesti: mamma, lo sai che mi ha proprio colpito? È talmente militare, direi quasi scostante, si ha quasi paura ad andargli vicino. E come si fa a parlargli poi con quel tono burbero da soldato? Ma sarà naturale? Oppure credi che lo faccia per proteggersi dagli altri? Da chi? Non ti risposi, gli diedi il suo biglietto e tu te lo giravi tra le mani. Il terrorismo ha fatto ancora una vittima, la signora Dora Dalla Chiesa. È lei la vittima più silenziosa e sconosciuta del terrorismo italiano. Il generale Dalla Chiesa nutriva dei grossi rimorsi e dal giorno della scomparsa della moglie aveva cominciato a scriverli, come se lei ci fosse ancora e potesse leggere quelle parole. Le raccontava quotidianamente tutto quanto accadeva nel suo lavoro, le parlava della famiglia, le raccontava delle preoccupazioni che nutriva per i figli, le raccontava dei nipotini, insomma, le raccontava tutto. Aveva trovato quel modo per mantenere ancora un figlio di Emanuela. 22 maggio 1980. Mamma è a Roma. Stasera ha telefonato il generale Dalla Chiesa. Posso venire a ringraziare per il fiore ricevuto? Grande confusione tra Gianmaria e me. Gli abbiamo preparato un dolce, il tiramisù. Mi riesce sempre bene, ma quest'oggi è venuto con poca crema. Il generale ne ha però mangiati 2 piattini. Faceva un po' fatica a inghiottire, ma sorrideva. 16 luglio. Parto per il mare. In uno dei più bei posti del mondo, le Puglie. Mare blu, case bianche, verde tutto intorno. Com'è bella l'Italia! Voglio arrostirmi al sole e nuotare verso l'infinito. 30 luglio. Fra cielo e mare si dimentica ogni cosa. Gli amori che vanno e vengono, le decisioni che si devono prendere, il lavoro che si deve portare a termine, ma non si possono dimenticare quelli che soffrono e che hanno bisogno di noi. 15 agosto. Di ritorno dalla Puglia passo per Prata. Le figlie del generale Dalla Chiesa mi vogliono con loro per trascorrere alcuni giorni in una meravigliosa campagna piena di frutta. Che buone le nocciole! E che belli fiori! 1 settembre. Dice il generale Dalla Chiesa: gli calamari si conquistano, la fiamma si difende. Mi stupisce questa completa dedizione all'arma dopo decine e decine d'anni di duro lavoro. Il 1980 era stato l'anno cruciale della lotta al terrorismo. Le Brigate Rosse avevano iniziato a vivere una profonda crisi di legittimazione presso l'estrema sinistra e avevano perso giustificazioni e comprensioni in quasi tutto il mondo intellettuale progressista. Prima il dramma umano di Aldomor, poi l'assassinio del sindacalista Guido Rossa e quello di un magistrato limpido e onesto come Emilio Alessandrini avevano finalmente scavato un solco tra i terroristi e l'area politico-culturale che loro ambivano a egemonizzare, a trascinare con loro nello scontro armato con lo Stato. Carlo Alberto cominciò a diventare una presenza familiare in casa nostra. Tu, Emanuela, ti comportavi come lui, come una squisita padrona di casa. Lo colmavi di dolci, gli versavi whisky, gli portavi il gelato, gli usavi 1000 attenzioni. A volte sembrava che tu occupassi soltanto di lui, trascurando gli altri presenti, ma io non ci vedevo nulla di strano. Non era forse l'invitato numero 1, l'ospite che ne faceva correre altri 10, 15, 20, colui che ispirava sempre l'argomento della serata, mediava i contrasti, invitava alla riflessione. Che mia figlia ne usasse particolari riguardi era quindi del tutto normale. Ogni persona che partecipava alle nostre serate, del resto, li usava. Era la primavera del 1981. Stavo in ansia per tutta la notte. Mi nascondevo al buio dietro la tenda. Quando arrivavi correvo a infilarmi a letto per non farti pesare le mie paure. Non ti sei mai accorta di nulla. E io invece mi sono accorta benissimo che la mattina, quando ti venivo a svegliare, sul tuo volto si leggeva la felicità. Dormivi col sorriso sulle labbra. Ogni volta che tu uscivi con Carlo Alberto, il domani io trovavo una rosa. È per te, mamma, mi dicevi, l'avevi messa in acqua quando la notizia arrivò improvvisa verso la fine di novembre dell'81. Carlo Alberto era stato nominato comandante dei Carabinieri e così doveva essere trasferito a Roma. Ma questa promozione mise malinconia nell'animo del generale, perché amava l'azione e sarebbe passato a fare vita d'ufficio. E poi perché Milano significava Emanuela. Quando mi dai la buonanotte non posso mai sentirmi sola e non vedo l'ora di venire a trovarti a Roma e riabbracciarti. Quando si è lontani dai mille problemi giornalieri si è più spensierati. È bello non pensare a nulla, cullarsi nell'atmosfera piacevole e romantica di Roma, godere della tua dolcezza. Come per te è bello andare a rivivere i momenti vissuti con me, così per me sarà meraviglioso al mio ritorno a casa rivivere tutti i momenti. Emanuele, attendo giorno dopo giorno di poterti rivedere, di averti con me. Tu che appoggi la tua testolina sulla mia spalla, tu che muovi le tue labbra ad un sorriso e mi allunghi una carezza. Tu mi hai ridato la gioia di vivere, dopo quell'immenso dolore per la perdita di chi mi è stata vicina per più di 30 anni. Lui, il generale Dalla Chiesa, era uno di quegli uomini. Lo mandarono a fare da scudo a uno Stato che sembrava impotente. Era colui che aveva vinto il terrorismo, che aveva messo in ginocchio le Brigate Rosse. Chi altri sarebbe riuscito nell'impresa? Una lettera giunta al quotidiano palermitano L'Ora contro Dalla Chiesa. Il generale Dalla Chiesa rischia di diventare una sciagura per Palermo. Se si mette a fare il super poliziotto contro i trafficanti di droga, finisce che rovina questa città. Si immagini tutti quelli che oggi campano coi proventi della droga buttati sul mercato dei disoccupati. Metterebbero a sacco le nostre case, non potremo più uscire la sera, ci scipperebbero negozi, ville, uffici. Oh, non ci sarebbe più pace, mi creda. I ristoranti non sarebbero più sicuri, le nostre mogli non potrebbero più uscire in pelliccia. No, deve stare attento a quello che fa questo generale piemontese. Sì, mamma e papà, ieri eravamo a Piazza di Siena per il concorso ippico che si stava concludendo con il carosello dei carabinieri. Carlo, che era alla mia sinistra, a un certo punto mi disse: Emanuele, ti ho portato due piume con i colori dell'arma. In questi giorni, dopo 40 anni, ho lasciato il servizio e mi sono messo a disposizione. Desidero che tu porti i colori dell'arma sempre con te. Al momento non avevo capito. Cos'erano quelle due piume? Nell'istante stesso in cui il più giovane ufficiale prendeva il tricolore e lo innalzava e si lanciavano nella carica al grido di benemerita, Carlo mi passò un piccolo pacchetto. Devi aprirlo soltanto quando la carica si conclude. Ero sempre più stupita. La folla era tutta in piedi che applaudiva. Io aprivo questa piccola scatola e dentro c'erano le due piume, uno zaffiro e un rubino, fasciati da una piuma di brillanti. Il mio anello di matrimonio. Papà, mamma, questa domenica il generale vorrebbe parlarvi. Io e mio marito ci opponemmo al matrimonio, preoccupati per la grande differenza d'età, 30 anni, e per i rischi a cui andava incontro Emanuela sposando il generale. Mamma, papà, qualunque cosa voi possiate dire, qualunque possa essere la vostra decisione, io, Carlo Alberto, lo sposo. Il 10 luglio si celebrarono le nozze in un antico castello del Trentino. Tutto attorno gli uomini della Digos proteggevano discretamente gli sposi e gli invitati. Passarono insieme un breve periodo in Irpinia, nella casa di campagna. Poi Carlo Alberto tornò a Palermo, lasciando Emanuela sola per alcuni giorni. Palermo, 29 maggio 1982. Carissima Emanuela, il nostro rapporto deve essere basato sulla fiducia reciproca. Nessuna soggezione davanti a me e nessuna influenza dovuta alle cose esterne che mi circondano e che ti circondano. Ho sottolineato più volte, e lo sottolineo una volta di più, in me gli anni sono tanti. Ti ho detto che la mia vitalità attuale, la mia voglia di vivere e sorridere, potrà inevitabilmente un giorno subire delle flessioni, e ciò potrà accadere ancor quando la pienezza della vita stimolerà in te reattività diverse. Ti ho ribadito che il mio bene non subirà alterazioni di sorta, perché la mia maturità, le mie sofferenze, il mio credo, mi conducono a dichiarare e a mantenere con certezza il tutto. Ma ti richiamo, e ti ho già richiamata, a quelle che saranno le tante, tante tentazioni che ruoteranno intorno a te, nell'unico decisivo intento di erodere la tua resistenza, di travolgere le tue materiali difese, anche affettive. Devi essere sicura che, oltre alla mano tesa pronta a serrarsi per sempre alla mia, non sia questa decisione un modo per toglierti da una situazione non gradita, un'evasione. Rifletti sull'ipotesi che tu possa avere per me soltanto un'infatuazione per la mia persona che le circostanze hanno portato alla ribalta. Voglio che tu ripensi alla cosa fino in fondo. Voglio che tu non abbia rimorsi né verso te stessa, né verso di me, né verso il patrimonio di conoscenze che ho costruito intorno a me e che mi è caro. Fino all'ultimo momento, anche sull'altare, puoi dirmi di no. Sarà sempre da preferire un rifiuto, piuttosto che una vita a due piena di incomprensioni e di sofferenze. Ti rendi poi conto che venire a Palermo, in questo momento, significa andare in trincea. Carlo mio, ho pensato a lungo quello che mi hai scritto, ho pregato ed ho valutato che la mia decisione è molto importante e anche molto difficile. Ho compiuto in questo periodo della nostra amicizia molti passi avanti. Ho ritrovato la serenità e tanta pace interiore. Non abbiamo promesso a noi stessi di spartire ogni cosa, bene e male, gioia e dolore, felicità e tristezza. Grandi saranno le prove che ci aspettano. Ci vorrà pazienza, costanza, tempo, astuzia. Continuando col tuo ritmo attuale, ti esaurirai col lavoro. Sarò pronta ad aiutarti, a sostenerti in ogni momento. Abbiamo davanti a noi tanta gente di onore e dietro di noi tanta gente di fiducia che ha servito questo Stato. Non siamo più soli. Tu dici che non potresti più fare a meno di me, che gran parte del merito della tua attività è mio. Carlo, tienimi stretta a te, nelle salite e nelle discese. Io ti starò sempre vicina, giorno dopo giorno, momento dopo momento, per tutta la vita e oltre. Ti adoro, Carlo mio. Ore 21:10. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva prenotato un tavolo per la cena in un ristorante lontano dalla prefettura. Si trattava di una prudenza perché in realtà stavano rientrando in casa a Villa Paino, sedeva sul sedile del passeggero, alla guida sua moglie. Sull'alpetta l'agente in borghese Domenico Russo, 32 anni, li seguiva tanto per coprire le spalle. Imboccarono via Cavour, giravano per via Francesco Crispi, costeggiavano il porto e risalivano verso Piazza Politeama. Si apprestavano a girare per via Isidoro Guerino. Ore 21:15. Giunti in via Isidoro Carini sopraggiunsero due auto, una BMW 518 e una 131. Si affiancarono alla A112, spararono con un kalashnikov. Il generale tentò con il suo corpo di far scudo alla moglie. ma fu tutto inutile, perché Emanuela, colpita al torace e al capo, morì subito. Lui qualche secondo dopo, con la testa china sul parabrezza. Sui loro corpi 30 proiettili, alcuni anche al viso. La macchina si schiantò contro il muro, all'angolo di Via Carini. Mentre accadeva tutto ciò, l'agente Russo provò a reagire, ma fu subito ferito a morte da un killer che lo affiancava a bordo di una moto. Anche la Fetta andò a sbattere e prese fuoco. In tutto vennero sparate più di 300 pallottole. La madre di Emanuela apprese dell'attentato alla figlia e al generale guardando il TG sul terzo canale. Sul luogo dell'attentato, il giorno dopo, fu messo un cartello scritto da anonimi cittadini. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti.